Donne, mi sono svegliato. Potevo sparare il cippon, mi sono sveglio. La colazione è pronta? Buongiorno, papà. Buongiorno, dolce fiorellino aristocratico sbocciato in questa dimora plebea. Comunque, stanotte ho molto riflettuto. Ma sei arrivato come un serracco. Ciò non toglie che anche se uno dorme, riflette e dice: beato è colui il quale, pur sapendo di avere un ingegno superiore, sa rimanere nascosto nell'oscurità. E tu continua a non bavare a bulletta, che nell'oscurità ci restiamo tutti pari, vedi? Taci, casalinga, e prepara il desco. Pronto, apre stamattina che si porta a testa. Che cosa? Un discurito figlia. Il desco, il tavolino, ma pignoranti. Ma dici che è possibile che qua dentro con te devo usare per forza un linguaggio plebeo? E tu parli come ti fici tomaggio. Oggi vedrete come i baglioni del mio ingegno superiore sapranno illuminare la vostra grigia esistenza. Come va la pittura? Ah, benissimo, papà. Ieri ho colorato 400 cazzolini. Bravo! E quando... 800 lire. Ecco, bravo, dicevo io. Papà, e ancora me l'hanno dato. Il mio venendo maggiore, proprio oggi 500 lire. Maledetto un Roberto? Roberto? Sta parlando. Come? Ma stiamo parlando di un signore. Dieci notti sta facendo una maratona di ballo. Una maratona di... Oh, nobile impegno per il figlio di Don Calogero, non lo mani. Ma papà! Scusami, tesoro, l'orgoglio ferito di un padre che se ne bella a queste notizie. Io ho visto pensare che saggio faceva l'ambasciatore, il diplomatico. Ma come voleva che faceva l'ambasciatore, il diplomatico, su dopo adesso elementare, ma una stamuratura? Beh, chi c'entra che studia? A prima elementare ci va a 7 anni. Ogni anno ripete un duo, che dice... Ma da 7 ti faccio l'atto pronto. Ci va a 5 bagnetti. Ah, ma poi la seconda, se qua si cerca di farlo più meglio. Che ci va a tornare? Oh. Chi ci dà due? Quanto mi ho visto? Dammi una cosa... Caio, che mi c'hai a bagnare? Convetta. Comunque. Bene, è a posto, te lo tutti lo possono anche andare bene. No, io dicevo, che mi c'hai a bagnare per... A me non la reconvetta. Ma sopportare se chiaramente roba, un io te fa ammuccarlo. C'è resi tutta per Antonio più vinillo, e se non mi porti i soldi, io spesa non ne posso fare oggi. Che bambino, ce l'avevo da poco la convetta. Non perché... ne vorranno più convetta. Ma dico, gli vuole a Caige che mi ci abbagli! Senti, ma che avessi fatto il uovo? A 7 mesi che ne fa mangiare i panini con prosciutto, tattini con caviale, gli è vola a vento! Sì, che io lo fa fallo! Che babbaglia, vola mano, si dice vola mano, ignorante! Sappi che nelle famiglie nobili si mangia questo, il bolo va bene. Ma siccome non c'è una famiglia zaurda, volevo mangiare pasta a casa, e carne allo studio, vuoi? Carne, pasta... Che è successo? Me la scopo perché tu? No, non ci pensare. Pensa i piccini di tuo Biafra, chi si secchi, il mio signore, mi dico. Ti passavo? Poco. Ma fare un cavolo da piacere, che se tu qua sai, piccini non ce l'ha a parlare. Lo sai che sono suscettibile e sempre si vuole sentire parlare? La piccini non è suscettibile, è molto rifatto. Ma possibile che te la menti sempre? Ma sempre te la menti? Che un uomo fa sacrifici enormi per mantenere nel lusso la famiglia... No, lusso! Vabbè, per mantenere dignitosamente la famiglia... Per mantenere la famiglia... Che tu un zucchino e te la menti? Ecco come è il corretto! Che sacrifici! Sacrifici che se non fosse più di 400 che ricoglie Antonio, vinnendo tutto che tu riesci a pigliare, non ho una lira a cotto ciavaglio, non avessimo mai. Siete, tu a mia ma fare una cortesia sola, a mia, che sono cristiano, non me ne appa, manco la puntuale, ce l'hai, che sopra gli occhi, mi è sempre una bottiglia, bene, carissimo, da se ne esce, e che schifo io. Che vuole sacrificio, va? E come potevo sapere se tambinia sta sveglia? Bene, ignora il tempo, dice il filosofo, e resterai sempre giovane. Infatti pare una donne, io mi vado a vestire, zitta, donna! E ora, dove? Oh!